promuovere la cultura del mangiare sano, sostenere l'economia locale e quest'anno fare della solidarietà concreta. Come? Andando a scoprire il mercato biologico Mezza Campagna di Senigallia, che in centro città, Piazza del Duca, fino a sabato 24 dicembre, torna con il Bio Natale, occasione in cui condividere il progetto del mercato autogestito a supporto di un'economia locale e autenticamente biologica. Quasi 20 espositori che portano i propri prodotti in questo suggestivo scenario a due passi dalla Rocca per continuare quel rapporto diretto con le persone fondato sulla qualità e la tracciabilità dei produttori locali. E quest'anno, visto quanto accaduto tra agosto e ottobre in alcune province delle Marche, c'è un'importante novità. Al posto dei tradizionali cestini di Natale si possono trovare delle bellissime shopper griffate, il bio che non trema, da riempire con i prodotti del mercato per un regalo fatto con intelligenza e consapevolezza. A presentarci tutto questo sono il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, con il suo assessore al commercio Gennaro Campanile e il direttore della CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, provinciale di Ancona, Evasio Sebastianelli. La città, questa città dentro la nostra regione che vuole in occasione del Natale, come fa per il resto dell'anno, essere solidale. In questo caso un bel messaggio per i nostri fratelli della regione Marche terremotati, li ospitiamo nelle nostre strutture, ma soprattutto vogliamo dare un messaggio per riprendere dopo la ricostruzione, dopo le scuole, dopo gli interventi che sta facendo lo Stato e la Regione, anche noi vogliamo stare vicini. Il bio non trema e dà speranza, e questo per Natale penso che sia l'augurio migliore. Si possono fare regali, comprare prodotti tipici, assaggiare, gustare, insomma qualche giorno con questo mercatino bio natalizio al quale voi tenete, che fa turismo, fa accoglienza, muove ancora più gente. Sì, anima il centro e rende questa città sempre più bella, sempre più magica e sempre più interessante. E è un'opportunità importante per tanti cittadini, ma anche per i tanti turisti che saranno presenti a Natale nella nostra città. Attraverso questo mercato biologico l'amministrazione comunale e la CIA promuovono, valorizzano questo territorio, le eccellenze di questo territorio, i produttori, l'educazione alimentare, la sicurezza e la qualità. E quindi credo che un regalo sotto l'albero di Natale con questi prodotti e con questa originalità credo che possa sicuramente far piacere a chi riceverà questi doni. L'assist è perfetto per Evasio Sebastianelli, CIA di Senigallia, ma appunto il riferimento per la CIA provinciale di Ancona, anche lei con questo grembiule che ci ricorda qualcosa di importante oltre alle produzioni eccellenti che vediamo qui. Sì, sia come CIA che anche come Camera di Commercio d'Ancona abbiamo organizzato questa quinta edizione, quindi non è la prima, proprio con uno spirito aggiunto quest'anno, come dicevano giustamente gli amministratori, che ringrazio per la loro disponibilità, vogliamo proprio aiutare e promuovere i prodotti biologici, di altissima qualità sono, garantiti dal produttore che ci mette il proprio volto nella propria bancarella, garantendo sia la qualità, soprattutto il rispetto del biologico, che in questo periodo è anche un po' discusso, ma questi sono loro con il loro volto che lo garantiscono. E quest'anno abbiamo aggiunto anche la solidarietà per quei popolazioni e quelle aziende biologiche che hanno ancora un problema in più, che è il terremoto e la ricostruzione, che speriamo sia celere per quelle aziende in quei territori. Sindaco, lei è anche presidente di ANCI, quindi la vicinanza a questi territori nella ricostruzione, che vuol dire anche andare incontro alle necessità, alle esigenze che hanno per esempio le aziende agricole, perché quelli sono territori che vivevano di agricoltura e che adesso invece sono in grande difficoltà. Quindi ancora una volta il sostegno, la concretezza verso queste popolazioni. Vivranno di agricoltura, questo è il messaggio che vogliamo dare, quindi tutto quello che serve
per intervenire e consentire agli agricoltori e produttori di riprendere, vuol dire anche dare una prospettiva alla nostra regione, quindi non c'è un terremoto che riguarda un pezzo di regione, siamo tutti insieme e ogni occasione, anche questa è importante per dimostrarlo, per far sentire la nostra vicinanza. Ci siamo, c'è Senigallia, ma c'è tutto il resto della regione per aiutare e aiutarci insieme. Auguri. Intanto voi avete dato il buon esempio con questo grembiule, non posso che chiedervi, ma chi cucina a casa vostra? Beh, inevitabilmente, le mogli. Le mogli, la moglie. Andremo anche nei nostri ristoranti e nelle nostre attività che sono eccellenti a Senigallia. Ricordiamo che abbiamo i due ambasciatori della città che sono Moreno Cedrone e Mauro Liassi, ma sono ormai sempre di più i nostri chef stellati che, no, sindaco, aumentano ogni anno e che chiaramente sanno valorizzare attraverso delle elaborazioni ed anche la loro fantasia dei piatti fantastici, soprattutto con il bio. Il Bio che non trema è una campagna di solidarietà che da oltre 3 mesi sta sostenendo attivamente una comunità dei sibillini gravemente sconvolta dal terremoto. Con i fondi finora raccolti sono stati portati nel comune di Monte San Martino ben 4 moduli abitativi con relativo arredamento ed allacci ai servizi, ma servono ancora risorse per continuare a supportare questa piccola ma importante comunità fatta soprattutto di agricoltura. A parlarcene Federico Marchini, presidente di Anabio, Associazione Nazionale Agricoltura Biologica, nonché produttore biologico marchigiano. L'esempio di questa storia del bio che non trema, dove la CIA di Milano, i biologici di Milano hanno voluto mandare, fare una raccolta per un modulo abitativo per Paola e Marino. Loro insieme ai ragazzi di Senigallia, la storia che conosciamo, ad Arvoltura, al mercato di Mezzacampagna, devo dire che mi ha colpito la rapidità e l'immediata solidarietà, ma anche sull'immediato, sul cercare tutte le cose che potevano servire. Adesso nel caso specifico questa azienda è un esempio, ma tante altre hanno avuto supporto e aiuti dal mondo agricolo, perché come ben si sa, voglio dire, gli agricoltori sono quelli che non possono e non potevano muoversi, voglio dire, come battuta dico sì, Paolo e Marino avrebbero potuto andare in un hotel sulla costa come gli avevano offerto con le loro 1000 pecore al seguito, sono cose, e poi siamo in un ambito dove si mescola l'agricoltura sociale, il biologico è sociale un po' per fondazione, per pensiero se vogliamo. E da loro ci sono, non ci sono solo loro che producono i loro lavoranti, ci sono persone che passano, persone con problemi, che loro accolgono, che tengono lì, insomma. È un'altra dimostrazione di un biologico che non trema, che funziona, di un biologico serio, che non ha nulla a che vedere con le 2 truffe annuali che scopriamo e che siamo i primi a denunciare. Bio Natale è un'occasione per chi transita, per chi passa per Senigallia, ma non ci si ferma qui perché appunto questa iniziativa si prolungherà per tutto il periodo natalizio, per i primi di gennaio. Certamente Senigallia come collettore della Val del Misa del Nevola, se vogliamo, che è una delle importanti valli sempre biologiche. E qui convergono tutti i prodotti per 3 giorni e poi su questa iniziativa che sarà il 15 gennaio al Teatro La Fenice di Senigallia, che servirà ancora come raccolta fondi per le aziende agricole terremotate. Intanto lei che conosce a memoria questa realtà anche dal punto di vista dei consumatori, c'è un'attenzione sempre maggiore nell'acquisto di cibi biologici, nella vicinanza ai produttori? Sicuramente, voglio dire, dal leggere attentamente le etichette al sapere chi produce cosa, a un'iniziativa che stiamo lanciando adesso sui prezzi, su come si compongono i prezzi dei produttori, in generale dei produttori agricoli, voglio dire, per cui il consumatore potrà vedere quanta parte va a chi produce, quanta parte a chi trasforma e quanta parte a chi commercializza. L'attenzione è sicuramente aumentata, le persone chiedono, si informano, leggono appunto, leggere l'etichetta è già un passaggio, leggere bene l'etichetta è già un passaggio importante, l'attenzione c'è, si sa,
si capisce, perché il biologico è un processo, non è un prodotto, è un processo che riguarda la terra e le persone che ci abitano. E si può, e lo vediamo in questa occasione, per esempio fare un menù tutto biologico, dall'antipasto fino al dolce, passando per il liquore, con i vini, con gli oli, con le carni. Certamente, come si può vedere qui dentro, voglio dire, c'è assolutamente tutto, e direi siamo ad alti livelli, qui ci sono delle eccellenze della produzione marchigiana della zona di Senigallia. Qui c'è tutto, c'è da poter vivere bene una vita con tutti gli alimenti che si desiderano, che siano vegani, vegetariani, normali, non so come chiamarli, voglio dire, adoratori della carne, voglio dire, di una carne speciale come quella che c'è qui, voglio dire, di animali trattati in un certo modo, allevati allo stato brado e così via, che siano, per cui dalle pecore, per parlare di male, dalle pecore di Paolo e Marino ai maiali di Sergio, dagli ortaggi di Claudio alle marmellate e alle cioccolate di Laura, per dire, passando per il suo olio. Passando per il mio olio, non lo citavo così per modestia, voglio dire, il mio olio, certo, voglio dire, ma come si sa, tra produttori di olio, ognuno dice che il suo è il migliore del mondo. Basta assaggiare tutto e poi scegliere. Sicuramente.